È stato rivelato che Kate, la duchessa di Cambridge e il principe William hanno cambiato il diario dell'ultimo minuto per un viaggio segreto a una festa di strada di Kensington. La coppia reale ha avuto un programma particolarmente intenso durante il lungo weekend del giubileo, salutando i fan reali in tutto il paese. La domenica sera, possono essere visti mentre si godono lo spettacolo del giubileo di platino con i loro figli. Prima di questo, hanno fatto quella che si pensa sia stata una visita improvvisata a una festa di strada a Londra per incontrare i celebranti. Resta inteso che il duca e la duchessa di Cambridge si sono recati informalmente per fare un'attività nell'area di Ladbroke Grove. Questo è vicino alla loro casa, Kensington Palace. La coppia ha salutato i residenti e li ha ringraziati per essersi uniti alle celebrazioni per il giubileo di platino. Molte migliaia di queste feste di strada si svolgevano contemporaneamente in tutto il paese. Più di 16.000 di questi sono stati approvati dai consigli locali nella sola Inghilterra, secondo il governo. Il consiglio della contea di Hertfordshire ha ricevuto un record di 475 domande e ha scelto di rinunciare alle consuete tasse di chiusura dell'asta. Una fonte ha affermato che la visita alla festa di strada dei Cambridge è stata un'aggiunta dell'ultimo minuto al loro programma Jubilee. La sera precedente, Kate ha fatto una visita a sorpresa Ole Evelina London Children's Hospital. L'ospedale ha dichiarato in un post su Twitter: "Ieri sera abbiamo ricevuto una sorpresa molto speciale. Il nostro patrono, Sua Altezza Reale la Duchessa di Cambridge, è venuto per una visita privata per incontrare i nostri pazienti, le famiglie e il personale che non hanno potuto partecipare alle celebrazioni questo fine settimana."